Siamo all'interno della vecchia tipografia del Mattino e da poco si è conclusa la prima giornata dedicata a Giancarlo Siani in viaggio con la Meari. E sto qui con Arnaldo Capezzuto, giornalista ma anche rappresentante dell'associazione Ossigeno che tutela i giornalisti minacciati. E, per me è il mio maestro, io lo dico in diretta, lui dice no, si emoziona, è fortemente emozionato, ve lo anticipo, quindi sto facendo io l'intervista. Ti sottolineo no. È una cosa bellissima perché rivedere l'auto di Giancarlo, che ricordavamo sporca del suo sangue, di questo sangue della verità, di un giornalista che voleva fare solo il suo mestiere, cioè il giornalista, e rivederla ripulita con alla guida persone come Roberto Saviani, Don Luigi Ciotti, il magistrato D'Alterio, persone che hanno segnato, lo stesso Alfredo che insomma che era in rappresentanza per tutti i familiari del coordinamento dei familiari delle vittime innocenti di criminalità campana, e vedere te che dai un pacco di libri a Roberto Saviano seduto al posto di Giancarlo, qualcosa che ha emozionato tutti. No, mi hai detto bene, è una giornata molto particolare, veramente ce la siamo immaginata da circa 8 mesi di come sarebbe stata questa giornata, ed è veramente una giornata indimenticabile. Più che altro riconcilia una storia con la città, una storia che si è interrotta per mano della camorra in modo barbaro, e si va oltre il simbolo, perché per quest'auto, la Meari, diventa veramente un gancio per le memorie, per ricordare alla città che giornalisti in cerca della verità hanno versato il sangue innocente. E poi anche la sfida che si è aperta, cioè una sfida in cui Napoli non deve avvolgersi su se stessa sul pessimismo, cioè c'è una speranza forte di sostenerla, ma concretamente la Meari è una testimonianza, nel senso che diventa gancio delle memorie, diventa un qualcosa che fa capire a chi ora sta in carcere e sta scontando l'ergastolo per quanto riguarda l'omicidio di Siani, capisce che Siani è ancora vivo, e quindi la sua storia, diciamo anche interrotta in modo tragico e violento, è una storia che continua e va avanti, quindi è stata più forte della camorra. Quindi a questo punto i camorristi dovrebbero veramente riflettere su questa cosa e veramente chiudere queste vicende, diciamo, umane, criminali, e guardare con occhi diversi il mondo, la società. Ultimamente non ne faccio neanche il nome perché non gli voglio dare neanche un attimo di pubblicità, di notorietà, di voce. Un camorrista, un pentito, io dico quello che più degli altri ha avvelenato la nostra terra, ha detto nelle sue affermazioni, dice quasi quasi mi state facendo pentire di essermi pentito. Io invece chiedo a Arnaldo Capezzuto, si è mai pentito di fare e continuare a fare il giornalista? No, non mi sono pentito, e come te, come tanti colleghi bravi, cioè si fa questo mestiere perché forse è l'unica cosa che sappiamo fare più o meno bene rispetto alle cose che ci dicono gli altri, perché io penso sempre che sto lavoro poi alla fine è un lavoro che non è solo fare una ripresa con una telecamera oppure scrivere un articolo, ma nelle cose ci devi mettere cure. E devi pensare e immaginarti che quell'articolo, quella storia che racconti, che narri, non è fine a se stessa, ma deve cambiare le cose. Certo, lo so, è caricare anche e stracaricare anche di ideali un lavoro che poi forse è un lavoro come tutti gli altri, però anche rispetto alla vicenda di Giancarlo Siani, ma anche di Pippo Favre, di tanti giornalisti, quasi 12 giornalisti morti in 40-50 anni di storia, dobbiamo pensare che invece è così, cioè che il nostro contributo è un contributo che deve migliorare e deve sviluppare una coscienza civile, collettiva. Lo so che sono parole un po' scontate, però io sono convinto che così si fa sto lavoro. Poi certamente ci sta un problema di come si fa sto lavoro e di come ti permettono di doverlo fare questo lavoro. Però la cosa importante è farlo secondo la propria coscienza. Io ti ringrazio di farlo secondo la tua coscienza. Grazie, grazie.